i nomi dei fiumi sono i nomi più antichi che esistono in un territorio, perché raramente un'etnia che si sovrappone a un'altra, quindi l'etnia che porta anche una nuova lingua, ribattezza il nome dei fiumi. Può accadere per le montagne, molti possono pensare che le montagne hanno nomi antichissimi, no, invece se pensiamo a Monte Bianco, Monte Rosa, hanno nomi recentissimi perché non erano utili all'economia dei popoli che erano alle falde di queste montagne. E quindi sono recentissimi come nomi. Anche Monte Calvo non è un nome antico. Faetto risale alla presenza dei francesi della Languedoc. Alla festa de nisciuna, senza serpa né padura, alla festa tutta quanta, senza diavolo e senza sana. Per capire l'origine del Miscano dobbiamo risalire, io dico, al periodo indoeuropeo. Pensavo come primo approccio di risalire al periodo mediterraneo, invece ho trovato i radicali che possono essere utilizzati per questo nome, nei radicali raccolto dal Devoto, sui radicali che danno origine per quasi tutte le parole che sono in comune fra il germanico, l'italico, quindi comprende il latino, l'osco. Uno è Mesg. Mesg che viene trascritto M-E-Z-G, pronunciata però G, Mesg. Queste alterazioni avvengono a catena in un radicale, per cui si può arrivare a Misk. C'è il suffisso ano, che è un po' strano perché di solito veniva appiccicato ai territori che i romani ripartivano quando occupavano una zona. Io ho abbandonato il suffisso perché raramente porta il significato originale del termine. E quindi Mesg, che ha dato origine al latino, che è merg, significa emergere, e quindi immergere, mi immergo, immergere qualcosa, anche nel senso di immergere qualcos'altro dentro l'acqua, insomma. E un altro invece è mesg, miscere, latino, cioè mescolare. Quindi io non ho saputo scegliere fra immergere e mescolare. È probabile che si siano, nel corso del tempo, si siano compressi due termini e vogliono dire acqua che si mescola e in cui si immerge qualcosa. E qua ci può dare un aiuto la storia della transumanza. La transumanza la si fa risalire, prima si parlava di 3.000 anni, poi 4.000, adesso si parla di 10.000 anni fa, quindi alla civiltà appenninica addirittura, prima che arrivassero gli indoeuropei. Ci sono posti chiamati wagnature, che poi in italiano vuol dire posto dove si può bagnare qualcosa. Vedete che bagnassero le pecore. C'è una sopravvivenza di questo uso tradizionale, slegato dal fenomeno della pastorizia che non esiste, transumante che non esiste più, dove attualmente in primavera vanno a lavare le pecore. La musica è compa una minaccia, che la catena di cerdotti c'ha in faccia, fatica, ma buttammi in mano, che a mangiare c'è manzamma di mano.